Di premi ne hai vinti tanti, ma forse non ti sei ancora abituato. No, ma i premi non ci si abitua mai, nel senso che fanno sempre piacere, qualunque tipo di riconoscimento. Questo di stasera, come ho detto anche sul palco, mi ha riempito veramente di grande soddisfazione, perché il riconoscimento di un lavoro che ormai ha preso tanti anni della mia vita, della mia carriera, che insomma viene riconosciuto anche all'estero, soprattutto in un territorio come quello dell'America Latina, così vasto, così diverso, perché ci vivono tanti popoli diversi, e che io sento personalmente così vicino. Ci sono dei posti in cui uno va e si sente a casa, e in altri invece magari stenta più a sentire una familiarità. Ecco, diciamo che l'America Latina, un po' tutta, ogni volta che sono andato anche in paesi diversi, mi sono sempre sentito a casa mia. Quindi è una cosa che mi fa molto piacere, avere un riconoscimento dai paesi che insomma non solo hanno ospitato in passato tanti nostri lavoratori, ma continuano a seguirci con affetto, visto che poi accolgono anche i nostri prodotti televisivi e cinematografici. Hai ricevuto questo premio per la tua interpretazione del commissario Montalbano. Come mai piace così tanto ovunque nel mondo? Ma senti, innanzitutto perché è scritto molto bene, un personaggio che ha dentro di sé tante cose positive, non tutte spiattellate, ma magari che il pubblico se deve andare a cercare. E poi perché credo che sia ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, la prova provata è che più una storia racconta delle cose proprie di una regione, di una terra, di un piccolo posto, e più sei internazionale. Io dico sempre che la Bresaola della Valtellina è la Bresaola della Valtellina perché è della Valtellina, se no non sarebbe così ricercata in tutto il mondo. Ha interpretato tanti eroi, per Lasca, Borsellino, solo per citarne alcuni. Qual è quello che senti, se ce n'è uno, più vicino a te? Ma insomma, questa è una domanda sempre molto, a cui è sempre molto difficile rispondere, un po' come vuoi più bene a mamma o a papà, quelle domande che ti facevano da bambino. Se proprio ne dovessi scegliere uno, l'ho già detto qualche giorno fa in un'intervista, forse quello che mi ha toccato più da vicino è stato il personaggio di Paolo Borsellino, perché noi siamo stati abituati a vederlo sempre accigliato nelle foto, nelle poche foto che abbiamo, oppure nei video, eppure invece era un uomo assolutamente amante della vita, solare, che amava le cose piccole, che poi sono anche più importanti, come quello di stare insieme agli amici, alla propria famiglia, farsi un bagno in mare, no? E quello mi ha fatto capire che l'eroe non è la persona che non prova paura, l'eroe è quello che la paura la prova come noi, ma a differenza nostra la vince. L'importanza di condividere esperienze con un istituto come il Nuove Maglie, che tutela, che si prende a cuore gli interessi degli artisti. Ma io sono da sempre, ero prima nell'IMAIE, poi ho continuato ad essere nella Nuove Maglie, perché ho trovato che è una istituzione molto ben, almeno negli ultimi tempi, molto ben amministrata, da persone per bene, capaci. Mi sono sentito di dover continuare un percorso con questa associazione. Credo che l'IMAIE, come tutti i corrispettivi in Italia e nel mondo, sono delle grandi conquiste dell'artista, che prima non si vedeva riconosciuti questi diritti. E invece finalmente si è riusciti quantomeno a mettere un punto fermo.